Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxhound, oggi qui su GTA 5 Online per parlarvi ragazzi di alcune novità che sono uscite riguardanti il nuovo futuro DLC di GTA Online. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di lasciare un like a questo video per supportarmi e di iscrivetevi al canale se non siete ancora per non perdervi nuovi video. Raggiungiamo ragazzi almeno 200 like per questo video ed iniziamo subito. Allora ragazzi, che cosa ovviamente starete pensando voi? È uscito appunto il nuovo DLC ormai, Free Mod Update, quindi è quasi impossibile che esca appunto subito un nuovo altro DLC appunto su GTA. Però ragazzi sono state rilasciate alcune novità, o precisamente delle immagini, su un sito ragazzi che non so se sia affidabile o meno. Ovviamente ragazzi non lo so, però credo ragazzi sia un sito francese, da come appunto l'avete sicuramente capito. Se andate comunque sia in descrizione, lì trovate sempre tutto, perché io metto ogni volta che pubblico diciamo qualcosa su articoli e cose del genere, metterò sempre l'articolo diciamo in cui ho preso le novità giù in descrizione. Quindi ragazzi, che cosa ho scoperto appunto su questo sito? Che ci sono alcune immagini nuove riguardanti un futuro DLC che è in arrivo su GTA. Ragazzi, possiamo guardare appunto nelle immagini che metterò ovviamente nel video, dove sono protagonisti, dove ci sono appunto i protagonisti Michael, Frank e Trevor e altri personaggi, quindi non solo loro, e appunto sono di diverse ambientazioni, quindi diversi sono appunto immagini diverse che non abbiamo appunto mai visto. Comunque sia ragazzi, molte persone pensano insomma che questo sia il nuovo DLC dedicato appunto al single player, che comunque sia si era già più o meno accennato che appunto in un futuro ci sarebbe stato. Però ragazzi ancora non si sa nulla e ci sono appunto solo queste immagini che parlano appunto di questo nuovo DLC, e ragazzi non sono sicuro che riguardino appunto il DLC dedicato al single player che appunto avevano un po' parlato tutti. Comunque sia queste sono ragazzi le immagini, come ripeto lascerò comunque sia l'articolo giù in descrizione, quindi se volete andare a vedere le immagini in alta definizione potete guardare giù in descrizione che ci sarà il link. Quindi nulla, fatemi sapere cosa voi ne pensate di queste immagini, se appunto probabilmente riguarderanno questo nuovo DLC del single player oppure sono semplicemente fake, perché tranquillamente ragazzi potrebbero essere fake, perché la Rockstar non ha lasciato nulla di ufficiale, quindi non si sa appunto bene di preciso. Fatemi sapere cosa ne pensate voi giù nei commenti. E nulla ragazzi, il video è al termine, spero appunto questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi ricordo di lasciare un like a questo video per supportarmi e di iscrivetevi al canale se non siete ancora per non perdervi nuovi video. Raggiungiamo raga almeno 200 like. Vi invito inoltre a passare alla pagina Facebook dove trovate il link in descrizione, e giù in descrizione potete trovare tutto quanto ragazzi, quindi sia la crew, che a breve appunto la creerò la seconda perché la prima appunto è piena su PS4, e ovviamente potete trovare anche i miei ID PSN che lascerò sempre in descrizione ragazzi, quindi tranquillamente li accetto tutti. Nulla ragazzi, noi sentiamo ad un prossimo video, un saluto da Foxhound, bella!